A proposito degli arresti di questa mattina. È stata un po' una tegola cesserina perché non ci si l'aspettava. Si sapeva che c'erano dei controlli in atto, come è giusto che sia, per tutti gli enti coinvolti per la ricostruzione del sisma. È normale, anzi è auspicabile, ci sono dei controlli. Questa mattina è arrivata questa notizia, mi sono precipitato in provincia. Ovviamente massima disponibilità nei confronti della magistratura per eventuali atti che potessero servire ai fini dell'indagine. Ma allo stesso tempo ci stiamo preoccupando per ridotare l'ente di una figura di direttore generale. Ovviamente adesso l'ingegnere non è in grado di ricoprire questo ruolo, ma è indispensabile per un'amministrazione provinciale che ha un organigramma come quello della provincia dell'Aquila di avere un direttore generale, altrimenti si bloccherebbe tutta l'azione amministrativa. Nello stesso tempo ci riserviamo all'esito delle indagini della magistratura, se ci fossero degli interessi della provincia che sono stati lesi, ci riserviamo di attivarci anche in sede legale per tutelare l'interesse della provincia. Ripercussioni politiche ovviamente non ci stanno sulla. Al momento no, grazie a Dio, sembra che per il momento non ci sono soggetti politici coinvolti in queste indagini. Ovviamente se ci saranno esiti nel futuro prenderemo atto anche di quello. Allora, per quanto dico, certo, voglio dire, è chiaro che gli imputati, cioè, sono così, innocenti fino a prova contraria. Relativamente però a questi gli arresti, visto anche il ruolo che ricopriva, diciamo, era la figura apicale per la gestione operativa della provincia, in particolare degli appalti nelle scuole, che conseguenze prevedete a livello di ritardi, per esempio, oppure nei lavori sulle scuole? Ma ad oggi i cantieri non sono stati toccati dall'indagine, per cui sostituendo la figura del direttore generale, ripercussioni non potrebbero essere, non ci saranno. Vediamo adesso come si evolve anche l'indagine, perché non vorrei che poi con il seguito dell'indagine ci fossero anche delle ripercussioni sui cantieri, però ripeto, ad oggi nessun cantiere è stato sequestrato, per cui i lavori proseguiranno normalmente. Tra l'altro, proprio la settimana scorsa abbiamo avuto una riunione operativa con l'ingegner Mancurti che sta gestendo questa gestione stralcio e si era intavolato pure il discorso della provincia, perché lì stiamo aspettando il trasferimento delle risorse, perché dopo la fine del commissariamento le risorse che sono sulla contabilità speciale devono essere gestite dall'ingegner Ma non credo che ci saranno ritardi negativi, ripeto, a meno che non ci siano altre evoluzioni da parte delle indagini della magistratura. Capito. Visto quello che è successo questa mattina, magari il fatto che la gestione, per esempio, delle scuole è stata affidata tutto quanto a uno degli arrestati, al direttore tecnico, soprattutto in considerazione del fatto che era anche il direttore dei lavori, quindi comunque era quello che doveva salvaguardare l'ente. Alla luce di questi fatti, cioè, non la giudica un po' azzardata come. No, perché lui comunque Nel senso di concentrare tutto quanto la gestione delle scuole anche a livello di direttore dei lavori su un'unica figura. sono tutti lavori che fanno capo al settore ricostruzione e a guidare il settore deve esserci una persona che è poi è dirigente del settore. Quindi o l'uno o l'altro, comunque una persona, anche in futuro sarà una persona, non saranno più persone. Per quanto riguarda il discorso del direttore dei lavori, lì è diverso perché lui già si era dovuto dimettere perché con l'entrata in vigore della legge Barca è scattata l'incompatibilità tra chi ricopriva ruoli amministrativi e chi ricopriva direttore del lavoro. Per cui, ripeto, si tratta adesso soltanto di individuare il nuovo dirigente del settore, però grosse ripercussioni non dovrebbero esserci. A livello di amministrazione, quindi diciamo, l'aspetto politico di tutta la vicenda, il fatto che il direttore tecnico della provincia di fatto era comunque una persona di fiducia dell'amministrazione. Mi ricordo che all'epoca stava
al comune di Ciolana e poi dopo il suo insediamento è venuto comunque qua all'Aquila. Non ha provocato niente all'interno degli altri membri della giunta? Ma, no, grazie a Dio, perché poi gli assessori e i consiglieri in questi anni abbiamo avuto modo di conoscerci, grosse ripercussioni non le ha create, anzi posso dire nessuna ripercussione, erano tutti presenti qua questa mattina per valutare le azioni da farsi, ripeto, a tutela dell'amministrazione provinciale e dei cittadini. Certo, dal punto di vista tecnico io ho conosciuto l'ingegnere quando eravamo io al comune di Ciolana, devo dire abbiamo fatto diverse, come amministrazione comunale all'epoca abbiamo fatto diversi lavori, ma vi posso assicurare che non ho mai avuto all'epoca sentore di cose del tipo di quelle che leggiamo oggi sui siti web. Però aspettiamo ovviamente l'esito della magistratura, ovviamente ripeto non possiamo aspettare l'esito delle indagini per quanto riguarda la situazione amministrativa, quindi il fatto di doverlo certo. Sostituire con un sì, anche per assicurare l'operatività dell'ente. Certo. Sempre relativamente agli appalti, che comunque di fatto per ragioni d'ufficio lui era comunque costretto a seguire. Oltre alle scuole, quali altri c'erano nel senso? Noi abbiamo prodotto tutte le progettazioni per i palazzi della provincia qua sull'Aquila, che sono oltre 15 edifici, fra cui voglio ricordare Piazza Palazzo, dove stava la presidenza della provincia prima del sisma, il convento annesso alla chiesa di Collemaggio. In consiglio provinciale la settimana scorsa abbiamo approvato il progetto preliminare dell'edificio di via Sant'Agostino, dove tra l'altro abbiamo chiuso pure il finanziamento e dovrebbe andare a gara nei primi mesi del 2013. Quindi ci sono attività importanti che non possono assolutamente essere ritardate, quindi per questo continueremo nell'azione amministrativa. Dico, relativamente sempre alle scuole, mi ricordo che furono gestite praticamente con la legge emergenziale, quindi legata comunque all'emergenza dell'Aquila, quindi con le deroghe alla legge sugli appalti, io mi ricordo anche fu chiesto e ottenuto anche una deroga sui controlli antimafia. Pensa che può aver influito anche questo di... No, secondo l'antimafia non c'è stata nessuna deroga. Ci sono state delle deroghe ma solo sui tempi di gara. A differenza delle altre gare post-sisma, che sono state gare chiuse, le gare della provincia sono state gare aperte. Che significa? Che nella gara chiusa si invitano solo un certo numero di ditte a scelta dell'amministrazione. La gara aperta chiunque può rispondere. Quindi non sono state le stesse deroghe del post-sisma. Le deroghe hanno riguardato soltanto i tempi, cioè per accelerare, quindi la pubblicazione normalmente che si fa a 60 giorni è stata fatta in 30 giorni. E questo è stato oggetto di apposito parere del Comitato Tecnico Scientifico che all'epoca supportava il commissario su queste attività, tant'è che fu fatto un apposito decreto. Ma ripeto, non sono le stesse deroghe dell'indomani del sisma, assolutamente no. Le nostre sono gare aperte, quelle sono state gare chiuse, sono due cose completamente diverse. Certo. Niente, adesso l'impegno principale dell'amministrazione è quello di mandare avanti l'attività amministrativa. Perché in casi del genere può subentrare una voglia anche di mollare un po', però io credo che l'interesse della città dell'Aquila, ma dell'intera provincia, sia superiore a queste cose, quindi adesso speriamo di fare la scelta giusta per le prossime figure, la prossima figura soprattutto dovrà ricoprire la carica di direttore generale, ma io credo che la situazione amministrativa non debba fermarsi, non è giusto nei confronti dei cittadini.